attraverso questo allenamento della disciplina come Tai Chi Chuan può avere una grande calma e grande sicurezza. E grande equilibrio interiore. Tai Chi Chuan è una disciplina molto antica, tradizionale cinese. È una disciplina psicofisica e soprattutto ricerca attraverso l'armonia del movimento e ricerca della parte più interiore dello spirito. Nata a Shanghai 33 anni fa, Li Rongmei ha dedicato la sua vita allo studio delle arti marziali. Pluricampionessa mondiale di Kung Fu, dall'88 è Gran Maestro dello stile Yang del Tai Chi Chuan. Da 9 anni diffonde questa disciplina in Italia e in Europa. Oggi noi, con per esempio vita un po' stressi, no? Capita una cosa così del lavoro del genere, e noi abbiamo come fosse scaricato dell'energia del corpo. Allora, in qualche modo bisogna anche recuperare. L'unico modo è solo tanto quando dedicare un po' di tempo, la possibilità di avere un esercizio adatto attraverso questo tipo di movimenti, come fosse per avere una sintonia con un grande universo e così avere un modo di contattare e caricare. È come idea che c'è un filo leggermente tirato verso il cielo e unisce con il cielo, no? Come idea che succhiare l'energia del cielo, della yang, e poi con stesso tempo anche sotto pianta dei piedi è molto importante, che fa parte di prendimento dell'energia della terra. Allora due energie unisci e con la mente in modo serena, tranquilla, con una respirazione addominale può caricare un'energia vitale per il nostro benessere e anche soprattutto una guarigione per le malattie, e per esempio migliorare la circolazione del sangue e per problemi del battito del cuore. E ci vuole molto pazienza e con grande volontà. E sempre vedete una cosa così facile, no? Di muovere con una leggerezza, con un'armonia, però dietro di questo ci vuole un grande lavoro. Oltre a trovare un benessere della forza del corpo, anche la parte soprattutto mentale. Qualunque disciplina è bisogno praticare in modo profondamente e poi capire che cosa vuol dire. Quando avere una capacità della conoscenza il proprio corpo, allora sa come fare lentezza e sa come fare in modo veloce. Come arte marziale. Poi ho cominciato a 9 anni il Tai Chi Chuan. Si può praticare tutta l'età senza problemi. Senza problemi, anzi, con i tempi più avanti è necessario praticare ancora di più. E così si coprirà di più anche avere un po' l'ingiovanimento. Tai Chi Chuan è una strada infinita. E penso che anche io, e la vita è così, accompagnare tutta la vita. Una filosofia della vita.